Quando la Gran Guardia arriverà sul posto e lo troverà pieno di mosche del sangue, darà fuoco all'edificio e anche a tutti quelli circostanti. Potrebbero ucciderle con il fumo, ma i gioielli sarebbero comunque rovinati. Non otterremo i nostri soldi, eh? Abbi fiducia. Sarà solo più complesso di quanto previsto. Scommetterci. Perché non passa nessuno? Taci, allerterai il bersaglio. Quanto dovremo aspettare prima che un aristocratico si perda qua giù? Quanto serve? Vuoi mangiare o no? Forse non è proprio il posto giusto per un'imboscata. Guardie che derubano la gente, più mosche del sangue. Nessuno cammina più per le strade. È difficile guadagnarsi da vivere. Mi serve aiuto! Che succede qui? Merda! Ehi là! Forza, affrontami lealmente! Porca troia! Della città sono sicuri ormai. Non si può vivere così.
ti copri il volto? Temi che qualcuno possa riconoscerti. Cos'era? L'hai sentito? Sa con che cosa ha a che fare. Cosa? È finita per te! Combatto gente come te da quando ho indossato l'uniforme! Più tardi... Lieta che tu stia bene. Torna di nuovo. Salve di nuovo. Spero che ti ricorderai di me. Mancano i tempi in cui andavi a dormire senza la paura di non svegliarti. Hai il volto coperto. Attenzione con quella spada. Alla Gran Guardia. Alla Gran Guardia non piacerà. Thank you.
Posso vedere la villa di Jindoshira qui. Il cancello è chiuso, serve il codice. Cosa migliore mai capitata a questa città. Dammi un pugno di automi e ripulirò il distretto delle polveri. Non lo so, forse i tall boy erano meglio ai tempi della peste. Facevano rigare dritto le persone. I tempi cambiano. Se il piano del duca funziona, nel giro di un anno avremo un esercito di meccano soldati. Un carico di serbatoi d'olio di balena andato. Rubato sotto il nostro naso. Faceva schifo. Non era affatto uno scorfano pinna blu. Al massimo erano molluschi. Se Marchesca non è la prima, non importa. Ha già abbastanza problemi senza le loro continue lamentele. Cosa ho avuto? Calzino. Un inutile calzino. Questa camicia puzza. Serve un microfono di ricambio.
La villa ha una sua strana bellezza. Forse troverò un modo per chiudere questa storia senza uccidere Jindosh.